Bene, ciao brava gente. Allora, nel video di oggi vediamo come ho risolto questo. Adesso vedo, spero che riuscite a vedere. Qua c'è un perno che passa e tiene questo scivolo. Questo è un gioco per bambini. E ha un sedger che poi è coperto da questo tappo per questioni antinfortunistiche. Allora, il sedger dall'altra parte è andato perso. Allora, vediamo un po' come ho fatto per arrivare ad avere un risultato comunque antinfortunistico. Allora, ciao brava gente, oggi quello che ho bisogno di fare è di ridurre un po' il diametro in punta a questo perno, che è lungo così e serve per tenere lo scivolo di una giostra, perché uno dei due seggi è andato perso. Quindi ho bisogno di usare altro, non vi svelo ancora cos'è, ce l'ho qua in mano ma non ve lo dico ancora. No vabbè, quindi devo riesumare il mio tornietto. L'ultima volta che l'ho usato, come si può vedere, avevo fatto dei fuori. Quindi ci avevo messo una morsa e un blocco d'alluminio che faceva la base. Però adesso togliamo la morsa, che è questa, e montiamo la torretta del tornio. Quindi questi sono i due dadi che tengono la rotazione. Io l'ho allentati perché per svitare questo mi viene più comodo se vedo quello che faccio. E la morsa è via. Magari ci armiamo di guanti, eh? Allora. Io pulisco col pennello, potrei usare l'aria compressa perché il compressore ce l'ho, però ne vola veramente da tutte le parti. Ok, adesso una piccola pulita al piano. Alla morsa. Alla torretta, volevo dire. La torretta in realtà quello che deve avere pulito subito è questo. Il piano dove poggia con questo devono essere puliti. O comunque almeno facendo il caprone che lavora male deve essere pulito quando l'appoggi, quello fa scoglio. Adesso non sto lì ad orientarla più che tanto precisa, questa mossa, la monto lì che stia lì, che mi serve fare sto diametro perché poi fa buio. Adesso spero di trovare il pezzo che manca, che è quello dove si montano gli utensili. Io questo tornio non lo uso mai. Ah, ok. Questa è una torretta veramente putrida. No, vabbè, il suo lo fa, però non ho utensili, ho ste cagate qua. Ne ho uno utensile, comprato. Però ho sbagliato taglia e non potevo più portarle dietro. Allora. Ok, manca questo. Questo praticamente chiude, schiaccia. Questo rimane in posizione, ha un fermo che fa degli scatti di 90 gradi.
Io oggi per fare quel diametro, siccome mi importa poco, userò questo pensile a 45 gradi, mi servirebbe per fare smussi o tornire quando devi tornire caricando tanto. Lo tengo un po' storto così e faccio il diametro in questo modo, perché la meccanica in realtà bisognerebbe essere tutti precisi, fare conti, il tensile giusto, però quando è da tirare via qualcosa in 5 minuti. Questo riparo non c'era, gliel'ho messo io, così i truccioli che si fanno non vanno sulle guide, anche se poi sulle guide ne va lo stesso, però. Bene. La molletta è perché per tenere le griffe aperte fuori dal mandrino ho fraccato il vetro. Quindi adesso ho messo il micro che serve per dare l'ok, l'ho un po' girato pescata prima e ho messo sta molletta che tiene in alto. Andiamo un po' a pandare. Ok, adesso provo a farvi vedere più o meno la procedura di quando vuoi fare qualcosa. La procedura qual è? Adesso ve la dico a motore fermo. Vediamo qua l'utensile, giusto? Vai, sfiori il diametro e poi te ne esci via. Tu a quel punto lì sai che sei uguale a lui, no? Avanti di magari di mezzo millimetro, dai una tornita, facendo attenzione di lasciarne ancora, e misuri il diametro fatto quando sei in carico, quindi quando la macchina è caricata. A quel punto lì dai la correzione che ti serve o fai le passate che ti servono. Io credo che dopo fatta la prima tornita io poi do la correzione e faccio la misura, quindi proviamoci. Ok, bene, la tornitura l'ho fatta, ho già nel modo che vi avevo detto di fare le due passate, una a pelare per prendere la quota, poi vai avanti mezzo millimetro o un millimetro, ne fai una sotto carico, prendi la misura e poi dopo che hai preso la misura dai la correzione e fai questo. Io adesso ho tornito un po' in modo che questo cappuccio ci entra dentro, e questo è un morsetto elettrico. L'idea che ho avuto è stata quella di usare un morsetto elettrico per fare questo stop, in modo che il perno non si sfila, perché ci doveva essere un sedger così ma non c'è, non lo trovo. Quindi siccome il perno fortunatamente è più lungo, ho svitato troppo la vite e l'ho persa. Ecco cos'era caduta allora. Vabbè, adesso avete capito cosa volevo fare, l'idea è questa, adesso cerco la vite e tutto è bene quel che finisce bene. Ciao!